Assessore Clemente, è vero allora che se si vuole si può restare in una città meravigliosa che è la nostra, che è Napoli, e fare della tradizione l'attualità? Non abbiamo scelto di nascere a Napoli, dobbiamo ringraziare i nostri genitori, le nostre mamme, i nostri papà, però scegliamo di rimanerci e come assessorato con deleghe giovani, innovazione e creatività, voluto dal nostro sindaco e dal comune di Napoli, noi ci stiamo rimboccando le maniche per dare ai ragazzi delle opportunità serie, di qualità e professionali per rimanere nella nostra città, non in attesa ma come protagonisti, protagonisti anche della massima espressione di rappresentanza, quale quella del nostro caffè napoletano. Grazie a tutti i partner che hanno qualificato il lavoro dell'amministrazione e a questa grande associazione Espresso Napoletano che con molta generosità vuole investire sul territorio e lo fa, non è un caso, partendo dal capitale più importante che sono i ragazzi. Nel salutarla e ringraziarla che è sempre presente delle iniziative volte ai giovani e per lo sviluppo della città, all'assessore Clemente, il caffè come piace? Amaro, perché così vedo subito se è bruciato e fatto bene, mi piace non zuccherato perché il caffè deve essere assaporato così. Gran Caffè Gambrinus, sono con Nando Cerla, presidente dell'associazione Espresso Napoletano. È da pochissimo terminata la conferenza di presentazione del corso per baristi che si terrà qui. Un grande evento di formazione, c'è stata Alessandra Clemente, assessore alle politiche giovanili, con te, con Michele Sergio, in rappresentanza della famiglia Sergio, storica famiglia a cui veramente il Gambrinus deve tutto e il Gambrinus a loro, giusta fusione. E abbiamo salutato questi ragazzi, si è stata data questa divisa, questo grembiale bellissimo con lo stemma dell'associazione Espresso Napoletano, è stata regalata dalla Davino una bustina con il loro nome e cognome, proprio a valenza di un buon proseguo, un buon lavoro, e venerdì ci vedrà qui impegnati, dico ci vedrà perché sarò anch'io in prima fila, insomma nel backstage anche con questi rappresentanti di questa TV nazionale giapponese che ha saputo di questo progetto e ha detto no, dobbiamo essere a Napoli, dobbiamo imparare un po' a rubare la cultura del caffè partenopeo. Eh sì, questa è diciamo la prima uscita poi a livello possiamo dire mondiale, perché abbiamo ricevuto questa richiesta proprio da parte della TV nazionale giapponese di poter riprendere i corsi di caffè espresso napoletano. Ovviamente io in qualità di presidente sono stato felicissimo di poterli ospitare qui nella nostra sede al Gran Caffè Gambrinus e quindi di metterci a disposizione e di far vedere tutto quello che facciamo e faremo con questi ragazzi. Verrà qui il conduttore di questa trasmissione, che è un noto attore, un giovane attore giapponese, che vorrà quindi imparare i nostri segreti e ho già avuto in anteprima questa notizia che vorrà cimentarsi anche lui alla macchina. Quindi avremo un barista d'eccellenza, un attore famoso giapponese, qui al banco del caffè, sarà una cosa divertente insomma anche per le persone. Dando grande soddisfazione. Tanti sacrifici e come dice Alessandro Clemente, dare la possibilità ai giovani di restare, di vivere la propria città senza dover necessariamente andare lontano. Tanti ragazzi, in particolare Marco Russo, ragazzo che vive in un quartiere difficile ma che grazie a questa iniziativa verrà formato. Eh sì, purtroppo ricordiamo Marco Russo è un ragazzo che lavorava proprio vicino al teatro Trianon e purtroppo il 31 dicembre il fratello Michael, mentre lo andava a prendere, fu sparato ovviamente dalla camorra, ma senza alcun coinvolgimento, quindi anche lui vittima innocente purtroppo di questa camorra. E ovviamente sia il sindaco che Alessandra Clemente hanno chiesto all'associazione se Marco potesse far parte della squadra di Espresso Napoletano. Io sono stato ovviamente onorato di poterlo far partecipare al corso e di dare l'attestato che merita anche a lui e di dargli ovviamente un'opportunità di continuare al lavoro, perché purtroppo dobbiamo ricordarlo che da quella sera Marco non è andato più al lavoro. Io ci tengo anche a dire un'altra cosa, a parte questo gesto bellissimo che poi è il riscatto della città, ci sono anche delle giovani bariste, aspiranti bariste, delle ragazze, anzi lo dico perché io lo sai, sono molto schietta, cioè Rotti Vitale è proprio la TV della verità, di cui io nel bene e nel male. Io voglio ringraziare Veronica che è una delle ragazze del corso che mi sta facendo da cameraman e quindi ho preferito essere anch'io a fianco a te, perché questo è un evento importante, è un evento per i giovani e soprattutto è un evento che
vede anche questa quota rosa, quindi anche le donne hanno deciso di mettersi in gioco. Ma sì, proprio come anche nel corso di pizzaioli, anche questa volta abbiamo ricevuto delle domande da ragazze, anche se non si vede tanto la figura femminile dietro al banco del bar. Ovviamente noi ci ha fatto tantissimo piacere ricevere queste domande e far sì che queste ragazze diventeranno delle bravissime bariste di Espresso Napoletano. Allora, io ringrazio tantissimo la famiglia Sergio, con Antonio, Michele, Massimiliano Rosati, che è anche stato qui, è andato all'altro bar, tra l'altro lo salutiamo affettuosamente, stava un po' raffreddato, era Massimiliano. Ringrazio tantissimo Nando Cirella, che mi rende sempre partecipe di queste belle iniziative. Io dico sempre, io mi sento napoletana, come dice Alessandro, siamo napoletani fieri, felici di esserlo, e un po' sono felice anche di venire qui in questa storica sala e sentirmi a casa mia. Quindi complimenti, a venerdì per un gran caffè con la troupe giapponese e con tutti del Caffè Gambrinus e ragazzi del corso. Ovviamente ringraziamo Rod TV Italia e i fratelli Copertino. Grazie Nando.